Ben ritrovati amici di Prima Serie A e buon venerdì ovviamente da Teleprima. Eccoci qui nel nostro consueto appuntamento. Vi terremo compagnia anche nelle prossime settimane, nonostante il campionato, la Serie A sia terminata, ma ci saranno gli europei. Impazza già il valzer delle panchine, il calciomercato. Abbiamo tantissimo di cui parlare, non solo il pareggio del Napoli contro il Verona al Maradona, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Ma soprattutto un atteggiamento molto molto particolare, molto teso da parte degli azzurri proprio nella gara più importante della stagione, ma ancora l'addio di Gattuso, l'arrivo di Spalletti, quindi sono veramente tantissimi temi. Ne parleremo tra pochissimo con i miei ospiti, ma prima di tutto, come sempre, sigla. Eccoci qui dopo la sigla, siamo prontissimi a presentare il parterre di questa sera, due graditissimi ritorni perché sono degli amici non solo di Prima Serie A ma anche di Teleprima. Inizio alla mia destra con Ciro Gaipa, napolicalcionews.it. Ben Ciao ritrovato. Alessia, ben ritrovata, grazie come sempre dell'invito. Da quanto tempo ci voleva? Ci voleva, sì, peccato solo per l'esito di questo campionato che non è stato proprio piacevole, però invece è un piacere essere qui. Grazie mille, effettivamente vi è toccata una puntata, niente male, poiché veramente i temi sono tantissimi. Un graditissimo ritorno, ovviamente quello di Federico Mancini, Radio No Frontiere. Ciao Fede. Ciao Alessia, ben ritrovati ai nostri cari amici e insomma siamo qui a commentare purtroppo un epilogo non molto piacevole. Abbiamo iniziato, anzi ti ringrazio dell'invito all'inizio della Figurati, trasmissione, adesso grazie a te. chiudiamo e cerchiamo un attimino di trovare la quadra su una situazione non piacevole che purtroppo ci ha visti protagonisti come squadra. Eh sì, iniziamo un po' in ordine cronologico. Inizio da te, Ciro, proprio per commentare Napoli-Verona, poiché ovviamente nessuno si aspettava un epilogo del genere, ma soprattutto al di là del risultato, poiché ci può sempre stare, non si può sempre vincere, quindi ovviamente può capitare anche un passo falso, però ha fatto veramente male l'atteggiamento del Napoli, soprattutto ovviamente ai tifosi azzurri. Assolutamente, quello che effettivamente ha fatto più male è proprio l'atteggiamento, il modo in cui è scesa in campo la squadra, al di là poi del risultato, perché è chiaro che poi il Napoli si giocava una finale, uno spareggio, una partita che per tutti era già vinta. Noi ricordiamo come in settimana ci siano stati quasi, non dico dei caroselli, però la tifoseria era assolutamente convinta che il Napoli staccasse il passo per la Champions. Si facevano ovviamente dei pronostici sul Milan, sulla Juventus. Si pensava che le loro partite fossero più complicate, più difficili. Invece quella più difficile è stata proprio quella del Napoli, che poi di fatto è stata poi uno specchio di quello che è stato anche la partita del Milan col Cagliari della settimana precedente. Insomma, le difficoltà che ha avuto il Napoli sono state le stesse difficoltà che ha avuto il Milan, e non a caso due squadre come Cagliari e Verona, che sembravano essere sulla carta avversari tutt'altro che complicati, hanno poi messo in grande difficoltà sia il Milan che il Napoli, solo che il Napoli ha avuto la sfortuna di giocare col Verona proprio nell'ultima gara e non ha avuto quindi un'altra possibilità per recuperare. Purtroppo questa è una ferita profonda, non solo ovviamente nel cuore dei tifosi che poi sono rammaricati, ma anche credo è una ferita profonda per la società che perde moltissimi milioni con la mancata qualificazione alla Champions, e questo ha complicato anche i piani e complicherà i piani per il mercato. Perché come giustamente hai detto tu, adesso arriva Luciano Spalletti, però il progetto del Napoli era diverso. Insomma, in caso di Champions credo che De Laurentiis avesse già una mezza promessa da Massimiliano Allegri che poi alla fine invece è tornato alla Juventus. Quindi veramente nel calcio cambia tutto da un minuto all'altro, e il Napoli adesso deve fare i conti con una situazione che non aveva messo in preventivo oggettivamente, perché tu giochi per un obiettivo che è la Champions Certo. e poi ti ritrovi invece in Europa League.
L'Europa League, che è una competizione importante che il Napoli dovrà onorare, tra l'altro è cambiato anche il format, poi magari ne parliamo, però comunque l'Europa League ti impone delle scelte sul mercato diverse, non puoi investire magari determinate somme e devi anche fare delle cessioni, quindi io credo che adesso insomma inizierà l'estate più difficile dell'era De Laurentiis, perché 2 anni di fila senza Champions, sono complicati da gestire. Un'estate molto molto difficile, poi parleremo ovviamente anche dell'addio di Gattuso, del Walser, degli allenatori, degli addii di molti giocatori in Serie A, perché veramente in questi giorni è successo e sta succedendo di tutto. Fede, però, tornando proprio sulla partita del Napoli contro il Verona, secondo te, abbiamo visto una squadra che è scesa in campo molto molto nervosa, troppo tesa, effettivamente ha sottovalutato la partita, ha avuto davanti anche un grandissimo Verona che ha giocato una partita importante veramente in tutti i reparti. Napoli che comunque è riuscito anche ad andare in vantaggio dopo soli 9 minuti, poi si è fatta anche raggiungere, è veramente andato, possiamo dire, tutto storto. Sì, insomma, già dai primi minuti si è visto che la squadra non era quella delle ultime giornate. Questo, insomma, dispiace perché comunque, come diceva Ciro prima, insomma, c'era tutta una cornice di pubblico che non potendo andare allo stadio Sì. già festeggiava perché tutti i commenti, appunto, dei maggiori commentatori, tra virgolette, davano come il Napoli vincente, perché comunque l'ultima partita non puoi, insomma, tenere un gioco abbastanza sottotono. È questo che ha dispiaciuto, anzi l'abbiamo visto insieme e avevamo timore come si è realizzato che anche il secondo tempo fosse sottotono. Purtroppo il Napoli ci ha abituato che quando segna un gol, poi insomma, per vincere la partita ne deve risegnare un altro. Quindi il fatto di aver subito il gol del pareggio ci stava. E lascia molto perplesso anche la formazione iniziale, cioè lasciare fuori Demme, insomma, Sì. alcune anche Politano è entrato troppo tardi, non si riesce a capire perché non ha giocato dal primo minuto. Certe scelte purtroppo nell'ultima giornata hanno pesato molto e questo insomma è stato anche una conferma del fatto che c'era bisogno di cambiare. Quindi Gattuso si è giocato anche l'ultima possibilità, perché insomma questa trafila di partite positive ha aperto il filone della riconferma, perché si è creato un filone di persone che dicono ma forse abbiamo sbagliato opinione, ma in realtà insomma c'è poco da decidere, cioè, le partite nessuno ha dato la risposta. Mi meraviglio anche che non, vabbè, il fatto che c'era lo silenzio stampa, non si è saputo niente di questo fatto che il Napoli ha giocato senza i titolaratissimi, perché insomma giocare senza Politano, Demme che avevano dato maggiore Certo. confronto lascia un attimino perplesso. Quindi adesso si apre un'era Spalletti e speriamo, ecco, di trovare, diciamo, il giusto filone, perché ricordiamoci che adesso l'opinione pubblica napoletana è spaccata in due. Perché Come questo? Perché sempre. molti, molti hanno visto il film su Totti. Ecco, chi ha visto il film su Totti, so, si è fatto un'idea non piacevole di Spalletti come personaggio, al di là di essere un bravo allenatore. Quindi, insomma, temiamo che ci siano, insomma, che la squadra non prenda bene anche il carattere di questo toscanaccio. Quindi bisogna un attimino vedere come va il filone. Però c'è da dire che sarà un campionato ridimensionato, pochi acquisti, soprattutto vendite, e questo è un attimino il fatto anche che Conte non c'è più all'Inter, lascia aperto un mercato, cioè un campionato a tutto tondo, nel senso con la possibilità di rientrare in Champions, ma perché no, di combattere anche per il primo posto. Quindi adesso si è un po' sparigliata la situazione perché non c'è più Conte che dava continuità all'Inter, c'è Allegri, si ritorna, però insomma, ripeto, si prospetta un campionato ridimensionato. È vero, questo è un ottimo spunto, poi del futuro ne parleremo anche tra poco perché dobbiamo prima di tutto parlare anche di Gattuso, riavvolgiamo un attimo il nastro, ritorniamo a domenica, subito dopo ovviamente il brutto pareggio degli azzurri al Maradona è stato confermato il silenzio stampa, quindi non abbiamo potuto ascoltare la voce dello stesso Gattuso, io almeno mi sono fatta un'idea che sia stata anche un po' una risposta, un po' una scelta di pancia dello stesso De Laurentiis, che poi poche ore dopo ha deciso di salutare lo stesso Gattuso con un tweet e non solo Gattuso, anche moglie e figli, perché quella secondo me è la Vabbè, parte peggiore del tweet. sì, diciamo che
quel tweet era probabilmente pronto da sei mesi. Assolutamente. Era il frigorifero pronto. Assolutamente, infatti. È stato, diciamo, momentaneamente scongelato, poi è stato subito ovviamente pubblicato dopo la partita, perché sarebbe stato pubblicato a prescindere, credo, anche con la qualificazione del Napoli, sì, in Champions. Magari lo pubblicava il giorno dopo, ma cambiava poco, insomma. Anche perché Gattuso già aveva un altro accordo. Sì, tra l'altro Gattuso appunto aveva l'accordo con la Fiorentina, che credo abbia maturato comunque nelle settimane precedenti, sì, anche se il rendimento della squadra, a dire il vero, non ha certamente influito questa cosa, nel, certo, senso che il Napoli comunque i suoi 43 punti nel girone di ritorno li ha fatti, quindi questo certamente non può non può essere colpevolizzato Gattuso, perché anche se si è messo d'accordo prima con la Fiorentina, devo dire che non ha influito minimamente questa cosa. Però è chiaro che ci aspettavamo domenica una reazione diversa. Devo dire che a me è dispiaciuto anche vedere proprio negli occhi dei giocatori un timore reverenziale, sì, fin dall'inizio. Molti hanno detto, fin dallo scambio del Gagliardetto tra appunto, beh, Insigne e il capitano del Verona, e in effetti io proprio dagli occhi del capitano ho percepito una certa paura, quasi come se il Napoli si stesse giocando un obiettivo ancora più difficile della Champions, cioè, ma soprattutto in relazione all'avversario, perché tu non stavi giocando contro una squadra che aveva un obiettivo e giocava col sangue agli occhi. Invece sembrava proprio che il Verona dovesse centrare la Champions dall'atteggiamento che ha avuto in campo, e questo a me non è andato giù. Non tanto il fatto che il Verona è una buona squadra, è giusto che se la sia giocata, però a me non è andato giù il fatto che sembrava che fosse il Verona che stava per centrare la Champions e non il Napoli. Quindi io credo che questa sia anche una responsabilità dell'allenatore, che evidentemente ha caricato in maniera eccessiva la squadra di tensione, almeno questa è stata la mia percezione dall'esterno, sì, e la squadra ha risentito poi in campo nei 90 minuti, perché non è riuscita a giocare con quella leggerezza, quella spensieratezza che in realtà già a Firenze era mancata. Poi lì c'è stato l'episodio del rigore che ha un po' diciamo salvato la situazione, però comunque a Firenze qualcosina il Napoli lo aveva fatto vedere anche prima dell'episodio del rigore. Invece col Verona è stato proprio è come se le gambe tremassero fin dall'inizio, e questa cosa secondo me ha influito negativamente nella testa di molti giocatori, che hanno dimostrato purtroppo che la leadership non è una dote che appartiene a questo gruppo che ha perso tanti leader, e purtroppo ne abbiamo visto uno dei tanti di questi leader persi, che in settimana ha alzato anche un trofeo europeo. Assolutamente. Questo credo che sia anche un grande schiaffo alla società, perché è vero che certe scelte sono state fatte in condivisione con alcuni giocatori, però probabilmente non c'è stata la lungimiranza di mantenere comunque una leadership in questo gruppo, che poi è venuta meno in queste due stagioni, al di là poi dei cambi tecnici, certo, e degli errori che sono stati fatti sul mercato. Mi hai lanciato un grandissimo assist, perché proprio questa è la domanda che volevo fare a Federico: se ha influito ovviamente anche la mancanza di un leader nel Napoli, lo diciamo sempre, perché lo stesso Insigne, che dovrebbe prendere per mano la squadra nei momenti, possiamo dire, difficili, ma non era un momento difficile, anche perché a differenza degli altri anni, anche del 2018, quando il Napoli si giocava lo stesso scudetto a Firenze contro la Fiorentina, comunque partiva da una situazione di vantaggio, bastava vincere e non guardare neanche i risultati delle avversarie. Quindi non possiamo dire che il Napoli rispetto a Milan e Juve era in un momento di maggiore difficoltà, anzi. Quindi sicuramente, come ha detto Ciro, Gattuso avrà caricato troppo la squadra, la mancanza di un leader. E poi appunto, riferendomi proprio alla finale di Europa League, vedendo il Villarreal, non dico ovviamente lo United perché è un altro livello completamente, ma lì mi rendo conto che il Napoli è ancora lontano anni luce da un'impostazione societaria e di squadra di quel genere. Certo, insomma, è mancato un leader, e insomma i più davano nelle ultime partite, si è visto un unico che poteva essere un leader a parte Insigne era Zirinskyi, perché ha dato delle partite, sì, veramente di lustro, soltanto che gli manca sempre di fare uno step successivo, e questo si è visto nell'ultima giornata. Allora ci manca un trascinatore, uno che in mezzo al campo dice: ragazzi, momento, fermiamoci, ripartiamo, azzeriamo tutto, perché stiamo andando non come dobbiamo andare. Cioè ci mancava qualcuno che dava là. Dispiace, perché poi avevamo come allenatore Gattuso, che è detto proprio ringhio, proprio, certo, per la carica. E sono tutte situazioni un po' anomale, strane. Però c'è una, scusa se ti interrompo, Federico, c'è una differenza tra caricare una squadra e invece
metterle tensione, nel senso che tu puoi caricare una squadra dandole motivazioni, dandole comunque anche serenità, perché tu nel momento in cui carichi devi dare serenità, non ulteriore tensione, perché già comunque il Napoli la sentiva particolarmente questa partita, la sentivano determinati giocatori, vedi Insigne. E evidentemente è stato un dentro fuori che ha destabilizzato completamente la squadra. Per questo dico, per quanto mi riguarda, io credo che la Champions sia stata persa col Cagliari e a Reggio Emilia ancora prima. Certo. Due, quattro punti complessivi buttati negli ultimi secondi, non negli ultimi minuti. E lì purtroppo il Napoli si è giocato la Champions. Se bastava veramente vincere col Cagliari, stare un pochino più attenti, e oggi anche col pareggio ti eri qualificato. Semplice. Beh, diciamo che comunque, insomma, facendo un paragone rispetto all'epoca di Ancelotti, c'è stato un momento che le voci si rincorrevano per un cambio di Gattuso. Attenzione, forse non abbia, il presidente non ha trovato uno sostituto valido, se no, altrimenti secondo me in quel momento interveniva, perché la squadra era impicchiata, via. Alcune partite perse appunto per formazione sbagliata, per calo, insomma, ecco, forse unico rimpianto, se così possiamo dire, è non aver trovato un sostituto valido, perché ha continuato con Gattuso perché non c'erano alternative. Quindi, insomma, rimaniamo sempre, sì. Dispiace vedere, insomma, come hai detto tu Alessia, ci manca un'organizzazione societaria, ma anche un'impostazione di gioco, alcuni giocatori rappresentativi tipo Albiol, che ha dimostrato una partita, come si dice a Roma, gagliarda, nel senso, insomma, tutta la squadra del Villarreal mi è piaciuta, perché insomma è una squadra che è compatta, centrocampo, difesa, e questo è un esempio di organizzazione. Però se non c'è una società forte, purtroppo siamo sempre, vedo molti tifosi disamorati, questo dispiace, perché insomma si rimane sempre per i colori della squadra, però ecco, i tifosi cominciano a essere scocciati, ecco, di questa società. Sì, perché ovviamente poi il tifoso vede che molto spesso c'è anche una squadra da un'ottima statura, fatta di tanti talenti, però purtroppo poi i risultati non arrivano, che può essere una qualificazione in Champions, anche un trofeo, la Coppa Italia, arrivare in fondo anche in Europa League, però purtroppo la situazione resta sempre stagnante. Sempre su Gattuso, Ciro, sì. Cos'è che proprio quest'anno non ti è piaciuto? Perché ora un po' di bilanci li possiamo fare, abbiamo tutti gli elementi a disposizione. Ma non mi è piaciuta sicuramente la prima parte di stagione, con i continui e repentini, insomma, cambi di modulo, perché poi a un certo punto il Napoli, quando si è trovato in difficoltà numerica, perché ci sono stati molti infortuni, secondo me ha buttato via delle partite andando completamente insomma nel pallone più totale. Ci sono stati dei cambi anche di modulo a partita in corso, delle partite veramente brutte giocate non da Napoli, delle partite, penso alle gare di Coppa Italia con l'Atalanta, ma anche la stessa partita proprio con l'Atalanta in campionato, ma non solo. È chiaro che Verona è stato uno spartiacqua decisivo, perché quella sconfitta secondo me ha definitivamente incrinato i rapporti tra Gattuso e De Laurentiis. Ora, al di là del fatto che ovviamente sono stati entrambi forse costretti ad andare avanti, Gattuso perché comunque non si sarebbe mai dimesso giustamente, e De Laurentiis perché non ha trovato, come diceva Federico, un'alternativa valida. C'è stato qualche sondaggio, ma nessuno aveva dato disponibilità a subentrare, se non dei profili che però non rientravano sicuramente nei piani del Napoli. A quel punto tu contatti Benitez, contatti Sarri, non ti danno disponibilità, chiaramente, perché era una situazione complicata da gestire, e quindi tu sei costretto ad andare avanti con Gattuso sperando che la situazione possa migliorare. E la cosa che fa più rabbia è che la situazione era migliorata, perché il Napoli nel girone di ritorno è stata veramente una squadra perfetta, ha fatto tutto quello che doveva fare, a parte qualche piccolo incidente che poi purtroppo ci è costato la Champions, e questo lascia un amaro in bocca tremendo. E credo che poi anche lo stesso Gattuso, che ho visto un po' spinto domenica, in effetti non era il Gattuso coinvolto, quindi evidentemente qualcosa deve essere successo anche prima della partita probabilmente, o comunque in settimana non c'è stata evidentemente la giusta concentrazione. Come dicevo prima, la squadra non è stata caricata di motivazioni ma di tensione, e questo fa tutta la differenza del mondo. Io spero che Gattuso, quando farà la prima conferenza stampa, perché credo che a Firenze parlerà e non ci sarà silenzio, possa anche tornare un pochino su quanto accaduto a Napoli,
però io la risposta me l'aspetto dal Napoli in realtà, perché la società deve parlare, la società deve uscire da questo silenzio imbarazzante e deve, al di là dei tweet che possono insomma piacere o meno, deve fare una conferenza stampa, al di là poi di Spalletti e di quando verrà presentato, ma Certo. deve spiegare i motivi di questa disfatta. Deve spiegare la società, ma li devono spiegare anche i giocatori, perché sì, questi messaggi che hanno mandato in settimana a Gattuso. Non ti dico la verità, sì, li ho capiti, ma non, no, io mi aspettavo un messaggio forte da parte soprattutto dei leader. Ti cito Koulibaly, Mertens, Insigne, cioè un leader che si prendesse la responsabilità di scrivere due righe anche che non pensava, però due righe per i tifosi, perché i tifosi ancora non riescono a spiegare il motivo di questa disfatta di È domenica. vero, nessuno è tornato sulla prestazione, Niente. assolutamente, è Nessuno, vero. e questo secondo me Verissimo. fa ancora più male della prestazione stessa, perché è vero, noi abbiamo detto, ok, questa è una squadra che non ha dei leader, ok, però io credo che dopo la partita di domenica la responsabilità andava presa, cioè almeno Insigne, tu sei il capitano, io l'ho sempre difeso quest'anno, sempre, però sarai anche affranto, sarai anche deluso, sarai anche dispiaciuto quanto noi. Però devi manifestarlo in qualche modo. Non credo che la società impedisse ai giocatori di scrivere, anche perché hanno scritto per Gattuso, quindi il silenzio stampa Certo, ovviamente non è sui social. Quindi io credo che un messaggio anche nei confronti proprio dei tifosi più appassionati, di quelli che sono andati fuori lo stadio ad incitare i giocatori e non hanno avuto neanche il piacere di incrociare il pullman. Cioè, io credo che insomma, questa sia ancora l'ennesima dimostrazione di come purtroppo questa società, per quante cose buone abbia fatto in questi anni, dimostri un distacco nei confronti dei tifosi che non fa bene. Perché poi ricomincerà tutto da capo di nuovo, ci sarà un ritiro, ci sarà comunque l'opportunità di stare vicino alla squadra e poi alle prime difficoltà, settembre, ottobre, che cosa si fa? Si va di nuovo in silenzio stampa, ci si chiude ermeticamente in questo silenzio? No, io credo che bisogna fare un salto di qualità come società e bisogna farlo adesso perché altrimenti il rischio è che il Napoli resti purtroppo, come hai detto tu, in una situazione di difficile risalita, soprattutto in quello che poi si presenterà come secondo me un campionato difficilissimo, ancora più difficile, equilibrato e dove secondo me la Juventus con Allegri tornerà ad essere la favorita. Eh sì, proprio sulla Juve, Fede, fondamentalmente Juventus e Milan, il loro lavoro, il loro compito l'hanno assolto nel migliore dei modi. Il Milan aveva la partita più difficile a Bergamo contro l'Atalanta, ha vinto, la Juventus ha stravinto, vabbè, ce l'aspettavamo quel risultato contro il Bologna, però ovviamente il loro percorso l'hanno portato a termine ed hanno sfruttato poi il passo falso del Napoli. E certo, ci è voluto poco anche perché, insomma, per tutte le colpe che si vuole dare a Pirlo, la Juventus è ricca di campioni, quindi chiaramente è stato semplice, tra virgolette, vincere anche l'ultima partita. L'ambiente di Torino si sa, tutti vogliono vincere e tutte le critiche sono rivolte a Pirlo, ma Pirlo, insomma, è stato messo lì all'ultimo momento, preso dalla formazione Juventus di Serie C e riportato per creare un nuovo ciclo che poi non c'è stato. Ah, tant'è vero che la Juventus per far ritornare Allegri ha dovuto mettere da parte il maggior responsabile della cacciata, cioè Paratici. Quindi vediamo insomma la situazione, però a me mi piace molto il Milan, perché? Perché ha un grande scouting, cioè riesce a prendere, no, tant'è vero che quest'anno la formazione è stata fatta da nomi a noi sconosciuti, pure erano piccoli potenziali campioncini, quindi anche se ha perso alcune partite, il fatto di entrare in Champions e il fatto di avere dei giocatori belli, chiaramente devono ancora maturare. Questo ha permesso alla formazione di godersi la Champions. Rispetto al Napoli, purtroppo dispiace che stiamo sempre là. Dispiace dire che insomma, negli altri anni il Napoli riusciva a entrare in Champions perché purtroppo le altre erano deboli, bisogna Vero ammetterlo. anche questo. Cioè, bisogna anche insomma, essere onesti. Quindi, come diceva Ciro, il futuro è un grosso punto interrogativo perché a questo punto, perché se le altre squadre sono la Juventus, vediamo il Milan, la stessa Inter che. Insomma, cambierà allenatore, ma insomma c'ha dei campioni e insomma diventerà a questo punto campionato apertissimo. Però mettiamo anche insomma per scontato che Napoli debba sempre lottare per il quarto posto. Il quarto posto, questo non è sempre piacevole, insomma.
Poi Alessia, scusa, se permetti, volevo chiudere su Gattuso, perché io credo che lui quest'anno abbia palesato una difficoltà, soprattutto, ma in realtà se la portava già dall'anno scorso, cioè il fatto che nel momento in cui il Napoli viene aggredito e quindi giocano uomo contro il Napoli non ha il piano B. Non ha le soluzioni, cosa che invece altre squadre hanno dimostrato di avere, anche lo stesso Milan, al di là poi della partita col Cagliari, però lì la fortuna del Milan è stata che c'erano altri 90 minuti e si è andata a giocare la partita della vita a Bergamo con l'Atalanta già Certo. qualificata. E quindi io non ho mai messo in dubbio che il Milan vincesse a Bergamo, ero straconvinto di ciò. Detto questo, Gattuso, purtroppo gli errori che ha commesso sono stati sempre gli stessi, perché il Napoli, anche nel momento in cui ha recuperato tutti gli infortunati, anche nel momento in cui ha avuto la rosa al completo, era una squadra che viveva soprattutto sulle individualità. Questa è una cosa che purtroppo dopo un anno e mezzo di gestione Gattuso bisogna dire. Cioè, il Napoli non ha mai avuto un'idea chiara dal punto di vista tattico e dal punto di vista del gioco, non ha mai avuto dei principi di gioco chiari e si è sempre basato sulle individualità. Certo, poi ovviamente le individualità sono state esaltate anche spesso dalla fase offensiva e dai tanti giocatori che poi sono stati valorizzati da Gattuso, quindi io gli do anche un merito, quello di aver comunque valorizzato dei giocatori, vedi Zielinski, vedi Lozano, ha comunque fatto fare a Yusai una seconda parte di stagione straordinaria quando era in scadenza, però poi, guarda caso, i gol che costano la Champions arrivano da quella maledetta fascia sinistra che poi non è stata mai salvaguardata dopo l'infortunio di Gulam, per quanto bravo Yusai, per quanto sia stato un giocatore importantissimo in questa seconda parte, però col Cagliari e col Verona i gol sono arrivati da quel lato lì. E questo io credo che purtroppo, al di là poi delle colpe della società che ovviamente sono sul mercato, sia stato il limite di Gattuso, cioè quello di non avere un piano B, quello di non dare a questa squadra un'idea tattica precisa di gioco e quella purtroppo di aggrapparsi spesso e volentieri solo alle giocate dei singoli. E questo purtroppo poi alla fine lo paghi. È verissimo, sono completamente d'accordo, lo dico spesso anch'io, ma anche a gare in corso perché lo abbiamo visto con le stesse sostituzioni, ma anche ovviamente contro il Verona con un Osimhen veramente Sì. Certo, bloccato dai primi minuti alcune della partite si è visto partita. isolato, poveretto, si dà Esattamente. addirittura nel popolo napoletano che è sanguigno, circolava la voce, ma come mai abbiamo preso questo e non abbiamo preso Simi? Che, insomma, siamo arrivati a questa Il considerazione, piano però B ci vuole ci sempre, vuole ovviamente, anche sempre. a gare in Purtroppo corso. il ragazzo è cresciuto molto dopo il Covid, eccetera, però siamo sempre là, è troppo isolato, senza un'amalgama di squadra, una fascia sinistra completamente allo sbando, come diceva Ciro, non c'è stata mai a partita in corso un cambio. Allora, sempre subire, 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 e questo è il risultato. Quindi è vero che l'ultima partita, insomma, si è rivelata quella, diciamo, decisiva, però è anche il curriculum di questa squadra che ha perso parecchi punti contro le piccole, quindi dobbiamo anche ragionare che il risultato è anche frutto di un percorso non lineare, quindi insomma alla fine poi ci sta perché vanno quelle là che insomma che sono più tenaci. Però volevo farti una domanda proprio a te, Alessio, questo Oh, fatto come? della Superlega, secondo te la Juventus verrà estromessa? Cioè che sentore c'ha, oppure una bufola questa notizia che circola? La vedo difficile anche perché dovrebbero estromettere Juve, Real Madrid e Barcellona, Cioè quindi il 70% del esattamente fatturato della Champions, della sarebbe UEFA. una scelta veramente, cioè, condivisibile per tutto quello che è successo, ma secondo me è troppo forte, quindi è la speranza un po' di Beh, è chiaro, tutti. però insomma Anche diventa se poi come. devo dire la verità, sarebbe comunque poi brutto accedere Ah, eventualmente beh, in alla questo modo, Champions in certo. questo modo. Quindi diciamo, facciamo finta che andrà avanti tutto così. Il Napoli ovviamente deve voltare pagine, deve andare avanti per il suo percorso, anche perché le novità sono veramente tante. Del futuro quindi parliamo tra pochissimo, prima un pizzico di pubblicità, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Alessio,
Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci qui, abbiamo parlato del passato che poi risale soltanto a poco meno di una settimana fa in casa Napoli, anche ovviamente del presente, ci tocca parlare anche di futuro perché, come abbiamo già analizzato, è stato ufficializzato già nella giornata di domenica scorsa l'addio a Gennaro Gattuso, che ha approdato poi ufficialmente alla Fiorentina, e con il valzer di allenatori in Serie A tanti nomi che si sono susseguiti anche all'ombra del Vesuvio, e ormai certo possiamo dire l'arrivo di Luciano Spalletti. Per riassumere però tutto ciò che è successo in questa settimana in casa Napoli, guardiamoci il servizio. Insieme a te non ci sto più, cantava Caterina Caselli nel lontano 1968. Ne sa qualcosa Gennaro Gattuso, che a sole due ore dall'incredibile pareggio del Maradona domenica scorsa contro il Verona, nell'ultima giornata di campionato che è costato l'addio alla qualificazione Champions per gli azzurri, si è visto salutare dalla società con un tweet insieme a moglie e figli. Bruciava troppo la brutta figura rimediata fuori grotta, con Insigne e compagni impauriti in tutti i 90 minuti e poco più di gioco, dove bastava soltanto vincere contro una squadra già salva da tempo. Non c'è stato modo di dipanare quelle incomprensioni, di curare quella ferita troppo profonda per entrambe le parti già dallo scorso inverno. L'addio era nell'aria da tempo e se ne è avuta soltanto la conferma. The day after il microfono è stato riacceso, il silenzio stampa messo da parte, e Rino ha parlato, anzi scritto, poche righe diplomatiche sulle pagine del sito ufficiale del Napoli. Parole di rispetto, di orgoglio per il percorso insieme e forse anche un po' di rammarico. Ma come ogni storia d'amore che si rispetti, non è mica finita qui. Il vero colpo di scena c'è stato a distanza di altre 48 ore, quando la Fiorentina ha annunciato proprio ringhio sulla sua panchina. Notizia ufficiale, così come lo sguardo sbigottito di tutto l'ambiente. Ed ecco che sbuca con Seisao, soltanto 24 ore ufficiose all'ombra del Vesuvio. Soliti contratti complessi e via, scorrere la lista dei desideri, perché Aurelio De Laurentiis giura che l'allenatore c'è già e sarà ufficializzato molto presto. I riflettori si spostano su Luciano Spalletti, oggetto del desiderio, perché se la ferita inflitta domenica al Maradona è ancora aperta, il Napoli è già al lavoro per voltare pagina e farlo, come sempre, alla grande. Eccoci, è stata una settimana un po' turbolente in casa Napoli, perché abbiamo detto prima l'addio di Gattuso, poi l'arrivo di Gattuso, l'ufficialità alla Fiorentina, poi si è parlato di Conceição che ormai sembrava dover approdare all'ombra del Vesuvio, poi è sfumato le parole di De Laurentiis ed è ritornato praticamente fortissimo, già contratti alla mano, la firma che sta arrivando e così via, sembra ormai certo Luciano Spalletti. Sì, è stata una settimana veramente, sembrava, in questi giorni sembravano le ultime ore di mercato praticamente, è successo veramente di tutto a livello ovviamente di allenatori soprattutto, insomma in Serie A hanno cambiato tante squadre, ma non avevo mai visto tutti questi cambi veramente. Io credo che sia stato anche un po' frutto della pandemia, cioè il fatto che il primo campionato diciamo post lockdown è finito e poi è iniziato subito un altro campionato, quindi non c'era tempo di cambiare. Lo stesso Napoli, molti sono andati avanti perché evidentemente non avevano possibilità di
di costruire un nuovo progetto e quindi sono andati avanti anche un po' per inerzia. Questa è stata una settimana incredibile perché comunque al di là del Napoli, che di fatto l'allenatore non ce l'aveva, altre società che l'allenatore ce l'avevano hanno poi dovuto cambiare. Vedi l'Inter con Conte che appunto ha firmato la risoluzione del contratto incassando anche un'ottima buona uscita, quindi beato lui, e l'Inter si è trovata adesso a puntare su Simone Inzaghi, che invece aveva dato la parola alla Lazio di rinnovare il contratto. Quindi questo valzer di panchine che poi porta Allegri alla Juventus, anche questo certo, bisogna dirlo, è stato a dir poco clamoroso, e questo ovviamente secondo me mette nelle condizioni migliori chi? Milan e Atalanta per l'anno prossimo, perché Pioli e Gasperini, che restano sulle rispettive panchine, avranno secondo me un vantaggio, perché è vero che Allegri magari è come se non se ne fosse mai andato dalla Juve, diciamoci la verità, e forse troverà subito il modo di entrare nella testa dei giocatori, poi dipenderà molto anche dal mercato, però io credo che Milan e Atalanta avranno un vantaggio. Io credo che questo, il prossimo campionato, possa essere davvero il campionato in cui proprio la stessa Atalanta potrà lottare fino alla fine per lo scudetto. Questa è una cosa di cui sono abbastanza convinto. Credo che con gli acquisti anche giusti e soprattutto con le cessioni che non dovrebbero stravolgere l'organico dei bergamaschi, credo che alla fine l'Atalanta possa davvero lottare fino alla fine e credere in un obiettivo così importante. È chiaro che non sarà facile, però io penso che i tempi siano maturi per l'Atalanta, ma anche lo stesso Milan, che comunque si sta muovendo secondo me bene sul mercato, ha risolto brillantemente il caso Donnarumma, da grandissima società secondo me. Non si è fatta prendere, insomma. Assolutamente, non si è fatta ingolosire dalle richieste di Raiola e dello stesso Donnarumma, ed è andata sul portiere del Lille, campione di Francia, un portiere di grandissima prospettiva, e ha messo Donnarumma con le spalle al muro, che ora si dovrà trovare una nuova squadra. E questo è così che si comporta una società, secondo me. Devo dire che Maldini sta facendo un grandissimo lavoro al Milan e credo che i frutti adesso li sta raccogliendo. Quindi Milan e Atalanta le vedo leggermente avanti per l'anno prossimo, e poi è chiaro che il mercato determinerà tanto. Vedremo la Juve che cosa farà, vedremo se Ronaldo alla fine andrà via o se resterà, vedremo insomma se l'Inter smantellerà, come sembra comunque con determinati giocatori di prima fascia in bilico, vedi Hakimi che è conteso da Bayern Monaco e Paris Saint Germain, ma anche lo stesso Lautaro Martinez, sì, che non sembra uno tra Lukaku e Lautaro, sì. Comunque, perché l'Inter ha bisogno di fare cassa, di fare appunto, di mettere a bilancio. Penso anch'io più Lautaro, anch'io più Lautaro, assolutamente. Quindi per il Napoli potrebbe aprirsi in realtà uno scenario interessante, perché mettendo comunque in preventivo magari la cessione di due giocatori, io credo che Fabian e Koulibaly siano arrivati al passo d'addio per due motivi diversi. Fabian perché ha solo 2 anni di contratto e quindi o rinnova o va via, e credo che possa maturare una cessione. Proprio l'Atletico Madrid è una delle squadre maggiormente come interessate. Come si fa a dire no poi all'Atletico Madrid? No, come si fa a dire no all'Atletico Madrid? Cioè, esatto, no, ma come si fa a dire no a 50 milioni? Nel senso che ci andrebbero bene entrambi, sia il Napoli che Fabian. Assolutamente. Quindi è il momento perfetto. E per Koulibaly il discorso è diverso, perché io credo che lui sia arrivato anche in una fase della carriera in cui o firma il contratto della vita, ma delle cifre nettamente diverse rispetto ovviamente a quanto percepisce adesso, oppure anche lui credo che possa andare a fare un'esperienza all'estero, possa andare magari in Premier League, che è un campionato che lo ha sempre corteggiato, e magari consentire al Napoli di incassare dei soldi importanti per poi fare degli acquisti giusti per quello che poi è il nuovo allenatore del Napoli, perché poi non ci dimentichiamo che Spalletti è un allenatore che ha accettato tutte le condizioni, però io credo che qualche richiesta sul mercato la farà anche lui, anche per dei giocatori che possano essere più funzionali al suo gioco, perché poi il 4-2-3-1 di Spalletti non è come il 4-2-3-1 di Gattuso, e credo che la squadra sia a centrocampo ma anche in difesa possa, soprattutto sulle fasce, possa sicuramente, insomma, la società possa intervenire in quei ruoli. L'attacco forse è quello che toccherei meno, però anche lì bisognerà poi fare delle valutazioni su Petagna, su Mertens soprattutto, e capire se magari rientrerà un asse dal prestito, se possa anche lui insomma convincere Spalletti, oppure se uno tra Politano e Lozano possa invece partire. Io terrei d'occhio anche la situazione Insigne, che ha un anno dalla scadenza e bisogna capire insomma che cosa farà, quindi sarà un mercato difficile, però è chiaro, se il Napoli riuscirà a fare queste due cessioni o comunque anche solo una delle due,
potrà poi, secondo me, lavorare sul mercato con più serenità, ma credo che servirà soprattutto intelligenza, perché non si deve andare sui nomi. Lo abbiamo visto che andare sui nomi è sbagliato, perché il Napoli non ha la struttura per mantenere determinati giocatori. Bisogna andare sulle idee. Se vai sulle idee, puoi trovare dei giocatori anche magari semi sconosciuti, ma che possono essere funzionali al progetto tecnico-tattico della squadra. Questo serve. Il Napoli deve tornare a lavorare come ha sempre fatto. Io credo che dal 2018 in poi si sia spezzato qualcosa. Con l'arrivo di Ancelotti, il Napoli ha pensato di poter fare il passo più lungo della gamba. Non ci è riuscito ancora una volta, anzi la gamba si è proprio spezzata. E infatti il Napoli per 2 anni di fila poi non ha centrato la Champions. E questo purtroppo per la società è uno smacco tremendo. È ovvio che il Napoli è una società solida, ha un bel cuscinetto, ha un bel tesoretto, non è una società che ha dei debiti fortunatamente. Però è chiaro che poi sul mercato non possiamo aspettarci fuochi d'artificio, questo no, perché il Napoli deve anche fare un taglio al monte ingaggi adesso, e questo secondo me sarà l'argomento principale che poi dovrà affrontare Giuntoli quest'estate, sempre se rimarrà lui come direttore sportivo, perché anche lì dobbiamo capire che cosa succederà. È vero, poi è importantissimo il concetto di sinergia tra allenatore, in questo caso appunto Spalletti, e le idee di mercato, perché quello che è venuto un po' a mancare anche negli scorsi anni, ma l'abbiamo visto spesso anche con le dichiarazioni andando a pescare indietro dello stesso Sarri, che molto spesso all'arrivo di numerosi giocatori a stento li conosceva. Quindi è giustissimo fare un mercato mirato, anche perché senza gli introiti della Champions sarà necessario ovviamente andare a puntellare la rosa lì dove eventualmente Spalletti ne avrà realmente bisogno. Fede, proprio su Spalletti io sto leggendo delle cose anche da parte dei tifosi abbastanza, diciamo, rigorose, per così dire. È vero, magari si è influenzati anche molto dalle serie TV, dai film, del rapporto con Totti, con alcuni big del suo passato, lo stesso Icardi, però sembra sia arrivato o stia arrivando, insomma, all'ultimo degli allenatori, e che quasi il Napoli abbia fatto un passo indietro. Cioè c'è veramente un momento di confusione totale, anche perché ricordiamo, è vero, si è parlato di Sarri Allegri, ma sempre per quanto ne dicevano i giornali, perché altrimenti il Napoli stava virando sui vari Juric, i vari De Zerbi, italiano, quindi il trend era completamente diverso rispetto a uno Spalletti che ha anche grande esperienza internazionale. Insomma, dobbiamo anche considerare, appunto, come dicevi tu, che insomma tutte queste chiacchiere nate, insomma, anche da considerazioni televisive, eccetera, però comunque dobbiamo ammettere che è un grosso allenatore, perché comunque c'ha, insomma, ha sempre avuto merito di far giocare bene le squadre. L'unico limite, come dicevamo prima, è, diciamo, un riscontro caratteriale. Insomma, essendo toscanaccio, un po' fumantino, si teme che ci sia, insomma, una ripercussione. Abbiamo visto, insomma, tutti quanti il film su Totti, quindi si teme che possa fare delle scelte abbastanza radicali. Però dobbiamo avere fiducia, perché De Laurentiis stranamente non ha fatto come anni fa, quando scelse un Sarri anonimo. Ha preferito la linea della professionalità, ha cambiato strategia, perché era facile prendere italiano, Juric, però forse si è reso conto che era effettivamente proprio ripartire da zero, e questo lui non lo ammette. Quindi con i pochi spiccioli che lui ha a disposizione, avendo ottenuto l'ok di Spalletti, dice: momento, partiamo da una grossa professionalità che ci può dare una mano adesso. Chiaramente, insomma, la sua idea forse era un'altra, cioè prendere il portoghese con Sesao, che poi, insomma, poi è venuto meno per questa. Beh, anche se lui ha smentito contatti. Ha smentito contatti, insomma. Però, insomma, alla fine dobbiamo avere fiducia, perché comunque sia è un nome di grossa professionalità, al di là, insomma, delle voci che circolano. E speriamo, ecco, di trovare la quadra, cioè che sia un allenatore che legge la partita nei momenti di difficoltà, cioè che corregge, ecco, per così dire, gli errori che abbiamo visto, perché è inammissibile nell'ultima partita, proprio col Verona, vedere una fascia sinistra completamente, diciamo, aperta. Era là, era evidente, anche da chi non è allenatore, dice: come mai non c'è un cambio in corso? È questo che lascia perplessi. Alcune scelte, al di là della formazione iniziale, alcune scelte di non cambiamento di schema durante la partita lasciavano molto perplessi. Ma io su Spalletti voglio dire una cosa, però. Prego.
basare il giudizio, anche in questo caso un pregiudizio, su una fiction televisiva mi sembra quanto... Ma il popolo napoletano è sanguigno. No, ma mi sembra, insomma... veramente mi sembra quanto di più infimo possa fare davvero una, ma non tanto una tifoseria, ma quanto un giornalismo, nel senso che io le ho lette dai giornalisti alcune cose di questo, non tanto dai tifosi. Cioè leggere da persone che dovrebbero informare correttamente il tifoso, leggere che no, Spalletti rovina gli spogliatoi, rompe gli spogliatoi, litiga con tutti, cioè io credo che sia anche proprio moralmente ingiusto e offensivo nei confronti di un tecnico che, come diceva giustamente anche Alessia, a livello internazionale ha un nome, ha un prestigio, ha un'esperienza e soprattutto, ragazzi, ha sempre centrato l'obiettivo per cui era stato preso dalle società. Cioè dal 2005, anno in cui ha portato l'Udinese, quindi non il Milan, l'Inter o la Juventus, in Champions League, e non era un'Udinese straordinaria, però l'ha portata in Champions League, poi ha sempre centrato almeno il piazzamento Champions, tranne nella stagione 2008-2009 perché arrivò sesto con la Roma, però è stata l'unica, poi ha sempre fatto secondo, 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 terzo, quarto, secondo, secondo, primo posto con lo Zenit per 2 anni di fila, ha vinto il campionato. Cioè io credo che per ricostruire un Napoli che non deve, io lo dico oggi, ma questo lo devono capire i tifosi, il Napoli non deve lottare per lo scudetto, perché non è quella la sua missione. Esatto, in mezzo questa parola, perché comunque è importante dirlo fin da lì. Dobbiamo non essere chiari e onesti. Esatto, non è la dimensione del Napoli. Il Napoli, la dimensione del Napoli è quella di qualificarsi per la Champions. Poi, quello che è successo con Sarri è stato un miracolo calcistico irripetibile. Quindi mettiamolo questo per iscritto e per inciso. Se dovesse ripetersi anche con un altro allenatore, ben venga, ma non deve partire come obiettivo iniziale, certo, certo. Perché questo carica di tensione e di aspettative non solo i giocatori, ma la piazza, che poi alle prime difficoltà criticano in maniera poi veemente tutto e tutti. Quindi bisogna iniziare il campionato con la prospettiva di tornare in Champions, assolutamente, che il Napoli può tornare in Champions, ma senza caricare di tensione e di aspettativa una squadra che, come abbiamo detto anche prima, in questo momento almeno non ha neanche i leader per poter affrontare queste tensioni. Poi magari il mercato ti porterà dei giocatori che sulla carta magari saranno giocatori che non susciteranno emozioni nel tifoso, ma poi si riveleranno giocatori magari anche di leadership e di forza in campo. Questo deve fare il Napoli e questo credo che farà poi anche insieme al suo allenatore. Io credo che Spalletti sia una delle scelte migliori che si potesse fare. Io poi ovviamente per mia diciamo propensione avrei fatto di tutto per riprendere Sarri, ma è un mio modo di vedere il calcio. Sei questo. Romantico, sei romantico. Io sono legato tantissimo a quel modo di giocare di Sarri, anche se non avrebbe sicuramente mai potuto ripetere quello, esatto, che ha fatto in quei 3 certo. anni, esatto. Ma avrebbe potuto portare sicuramente la sua esperienza, la sua intelligenza calcistica e il suo modo di mettere in campo le squadre, che comunque è un modo molto intelligente e soprattutto molto molto bello da vedere. Quindi al di là del fatto che quel calcio non si poteva ripetere, Sarri avrebbe potuto comunque portare un tipo di gioco, secondo me, con un marchio, con un timbro e con un'idea riconosciuta poi non solo a livello mediatico ma anche a livello poi di tecnico degli stessi giocatori. Però non si è potuti andare su questa pista. Spalletti va benissimo perché è un allenatore che, secondo me, invece che distruggere può ricostruire qualcosa di importante. È ovvio che poi la squadra lo dovrà seguire. Lui non è magari uno che si fa amico i giocatori, ma ben venga, perché l'allenatore deve fare l'allenatore. Scelte sempre certo. a favore della squadra, diciamo, mai dei singoli. Infatti precisazione inutile, però doverosa, visto che c'è un po' di confusione anche per quello che leggiamo. Appunto, la situazione con Francesco Totti è stata assolutamente particolare. Alla fine della carriera del capitano della Roma, ci sono 40 state anni. Fatti contingentali. Hanno esatto, ucciso. Ci sono tantissimi fattori. Ovviamente, non è che un allenatore si sveglia la mattina e dice no al capitano, all'eterno capitano della mia squadra, basta, lo voglio fare. Ma io dico sempre: noi non siamo dentro a queste cose, noi non possiamo sapere cosa sia successo. Poi, ripeto, basare un pregiudizio su una serie televisiva è veramente. Sì, che poi è una assurdo. Serie televisiva non sulla Roma, bensì su Francesco Totti. Quindi è solo il punto di vista di Francesco Totti, per quanto io lo ami. No, ma tra l'altro non è un fatto solo napoletano, basti pensare che quando è uscita la serie, questo è veramente, insomma, di una tristezza infinita, l'attore che interpretava Spalletti è stato insultato, è stato offeso sui social. Vuol dire che ha fatto bene il suo lavoro perché hanno praticamente unito la finzione e la realtà. Ha fatto molto bene, veramente bravo. Ha fatto molto bene il suo lavoro, assolutamente, però insomma, addirittura prendersela con lui, manco fosse davvero lui Spalletti, mi sembra veramente eccessivo. Poi
secondo me Spalletti paradossalmente ci è uscito rafforzato da questa serie, proprio l'allenatore. Quindi io sono sicuro che farà anche molto divertire se la società lo farà parlare anche in conferenza stampa. Ma sì, io poi non vedo l'ora, tornerà anche Mourinho nella Serie A, quindi io veramente almeno ci facciamo due risate. Ma finalmente la Serie A comunque recupera di grande appeal, fatto sta che poi con il carattere appunto di Spalletti magari ciò che abbiamo visto del Napoli contro il Verona non sarebbe mai successo. Magari no, però magari non faceva 43 punti nel giro di ritorno. Sì, cioè nel senso, ovviamente ogni campionato è diverso, cambiano gli avversari, cambiano le squadre, è chiaro che è sempre difficile fare una valutazione. Magari Spalletti raggiungerà la Champions facendo meno punti di Gattuso, che ne ha fatti 77. Cioè questo è stato un campionato in cui effettivamente la quota Champions si è alzata parecchio. Cioè in altri anni con 80 punti vincevi il campionato, e quindi l'Inter ne ha dovuti fare 91 per vincerlo. È vero che l'aveva già vinto da diverse giornate, però mi sembra che in Europa è la squadra che ha fatto più punti, cioè rispetto agli altri campionati, il Manchester City, il Lille, l'Atletico Madrid, è stata la squadra che ha fatto più punti rispetto anche alle squadre degli altri campionati, e quindi vuol dire che poi non è così scarso il campionato italiano. Evidentemente è un campionato molto competitivo, molto tattico, lo diciamo sempre, e con l'arrivo di questi allenatori sarà ancora secondo me più competitivo e più divertente. Però appunto speriamo, io lo dico sempre, che il Napoli non metta il bavaglio, perché poi secondo me nel 2021 cioè fare silenzio stampa è quanto di più veramente sbagliato, anche perché poi le domande vengono posticipate, poi comunque le faranno, si crea solo ma poi si crea solo chiacchiericcio. Anzi, io credo che Spalletti invece farà molto divertire, e soprattutto è uno che non credo si faccia amici giornalisti, quindi ancora di più io voglio vederlo, perché poi a Napoli spesso si tende invece a lasciare dei giudizi in base alle amicizie. Spalletti vediamo invece come verrà giudicato, perché da quello poi capiremo molte cose. È verissimo. Fede, chiusa sul mercato, sei d'accordo con Ciro, i sacrificabili potrebbero essere Koulibaly e Fabian? Sì, io penso, però attenzione, mettiamo anche in conto una sorpresa. Cioè abbiamo Insigne che comunque il procuratore ha già sparato una cifra bella grossa, e quindi vediamo i pro e i contro del fatto che Insigne possa anche andare. Vabbè, questa però smentiamola, nel senso che Vincenzo Pisacane, che è il procuratore di Insigne, non ha avanzato diciamo delle richieste. Almeno ultime fonti danno un attimino. Però lui ha smentito, si è scagliato anche contro la Gazzetta dello Sport in particolare per delle notizie non vere. Io credo che la richiesta di Insigne e del suo procuratore invece sia legittima, perché non hanno mai sparato cifre allucinanti o folli. Insigne comunque, al di là dell'ultima partita col Verona, ha dimostrato di essere il miglior giocatore di questa squadra, l'ha dimostrato la stagione, ed è giusto secondo me che rinnovi. Certo, non a 6, 7, 8, 15 milioni, ci mancherebbe altro, però credo che possa diventare il giocatore più pagato della squadra, a questo punto sacrificando Koulibaly, senza ombra di dubbio questo, per quanto mi riguarda ovviamente. Chiaramente io mi aspetto, purtroppo dobbiamo anche essere chiari, cioè la Serie B purtroppo è formata da giocatori che hanno una povertà calcistica. Infatti è stata detta che la Serie B corrisponde alla Serie C, non ci sono più giovani, perché si attinge dalle primavere delle squadre straniere, e quindi l'ultimo campioncino che poi deve ancora crescere era Orsolini, che giocava nell'Ascoli, che insomma faceva un poco le imitazioni di Baggio, che poi si è perso nel corso del tempo andando al Bologna non giocando eccetera. Quindi io mi aspetto, ecco, che il Napoli secondo me debba scendere Fabian e Koulibaly, e con questi soldi costruire una squadra e soprattutto trovare un potenziale trascinatore. E questo che è difficile, per una persona che, ecco, vedendo tutti gli errori di Gattuso delle altre partite, che abbia carattere del momento, prendo io la squadra in mano, ecco, che abbia carattere. Purtroppo questo è mancato, quindi io spero che Giuntoli o chi per esso si trovi, ecco, anche con l'aiuto di Spalletti, qualche campioncino in prospettiva. È questo che ci manca a Napoli. E quindi poi per quanto riguarda Zielinski, insomma, dobbiamo essere chiari, cioè il giocatore insomma dimostra momenti di alti e bassi, quindi io penso che dalla però prossima è un punto fermo. Sì, io lo terrei tutto. No, ma ha rinnovato. Lo teniamo però, e diciamo dall'anno prossimo, se continuiamo in questo modo, sarà uno dei papabili. Sì, certo. Non quest'anno, ma se continua con questi alti e bassi. Ed è giusto poi venderlo nel caso in cui, perché il Napoli non può permettersi, lo abbiamo visto, di rifiutare determinate offerte. Ora magari per Koulibaly il Napoli prenderà 50 milioni, ne poteva prendere 100 dal Manchester United 2 o 3 stagioni fa, ne poteva prendere 60-70 dal Manchester City,
alla fine magari si dovrà accontentare di 50-55 con i bonus e sarà già un lusso venderlo a 2 anni dalla fine del contratto, a 30 anni, a queste cifre. Quindi bisogna poi, io non dico ovviamente smantellare tutto, perché poi sarebbe stato anche un delitto dopo il triennio di Sarri, arriva Ancelotti e vendi tutti, è chiaro che sarebbe stato inspiegabile. Il Napoli ha fatto una sola cessione, quella di Jorginho, però secondo me a determinate condizioni, quando sono arrivate le offerte, il Napoli doveva cedere, perché comunque ha dimostrato di poter sostituire determinati giocatori facendo leva sulle idee, facendo leva su un determinato tipo di mercato. Spalletti per fortuna ritroverà 3 giocatori che ha già allenato, Manolas, Mario Rui e Politano, e questi giocatori secondo me vanno confermati perché servono soprattutto all'allenatore per introdursi nello spogliatoio e per poi magari passare determinate idee di gioco, al netto del fatto che per me Manolas e Politano sono titolari, mentre a sinistra serve assolutamente un titolare al posto di Mario Rui e soprattutto il povero Goulam. Poi Mario Rui può rimanere come alternativa, però serve assolutamente un titolare a sinistra. Concordo assolutamente, vedremo cosa accadrà ovviamente nelle prossime ore, che si confermano molto molto calde. Noi, come vi abbiamo detto, vi faremo compagnia anche nelle prossime settimane, però per il momento siamo, ahimè, in chiusura. Ringrazio i miei ospiti, grazie mille Federico Mancini. Grazie a te Alessia, e insomma ci auguriamo, ecco, che il Napoli prontamente ritrovi la passione dei tifosi, che è quella più importante. È vero, speriamo presto anche allo stadio Maradona, ecco, certo, quindi certo. Ci vuole, con la situazione che sembra stia migliorando definitivamente, ci vogliono i tifosi allo stadio. Assolutamente, noi ci aspettiamo uno stadio riaperto al pubblico, magari con una capienza ridotta all'inizio, certo. Però comunque vogliamo che i tifosi si facciano sentire. Si è sentita molto la mancanza, ecco, proprio in queste partite tipiche, esatto. Quando il Napoli ha perso dei punti, se il pubblico spingeva, può darsi, ecco, non dico che avrebbe cambiato l'esito, però qualche punticino in più. Assolutamente, quindi speriamo davvero che possa tornare il pubblico negli stadi, e speriamo soprattutto che il Napoli possa affrontare una stagione innanzitutto più serena, perché l'ambiente è troppo avvelenato, io lo dico sempre, c'è bisogno di maggiore serenità anche nell'ambiente, basta farsi guerre a vicenda, basta fare i partiti, basta dire meglio quello e meglio quell'altro, i pro e i contro, bisogna remare tutti insieme. Lo diceva Benitez, lui era avanti anni luce, lo aveva capito, spalla a spalla, cosa che se capiamo forse ci porterà a vincere qualcosa. Grande saggezza e grazie Ciro Gaipa. Grazie a te Alessia, grazie mille per l'invito e alla prossima. E vi diamo appuntamento quindi a settimana prossima, venerdì ore 21:30 su Teleprima con Prima Serie A. Buona serata.